Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo video che faccio col nuovo telefonino. Ah, si vede abbastanza bene, dai, devo vedere un po' di impostazioni. Comunque, a parte questo, grandissima vittoria del Lecce, porca troia, grandissima. Guarda, sto troppo emozionato, troppo, veramente. Sono completamente emozionato. Perché comunque dovevo entrare dopo tanto tempo allo stadio di nuovo, mi sarà una gioia immensa, troppo bello, troppo bello. Cioè, sto senza parole, ragazzi. Sentire l'odore dell'erbetta, anche se a distanza, vedere i tanti tifosi, vedere incitare la squadra, tutte queste cose qua, è troppo emozionante, ragazzi. Poi, dopo quasi 2 anni che non ci andavo, veramente, cioè, quasi mi viene da piangere, veramente, vi giuro, ragazzi. Dopo quasi 2 anni che non andavo allo stadio, sono molto contento, guarda. Poi abbiamo anche vinto 3-0, Santoronzo Nesciu. Ormai alla grande proprio stai Santoronzo, alla grande. Ogni fiata triste di vittorie, mo abbiamo fatto poker di vittorie. Oggi partita, che dire, partita strameritata. Primo tempo, diciamo, equilibrato, siamo passati in vantaggio al 45esimo con Strafezza. Secondo tempo abbiamo raddoppiato con un'azione di bellissimo gol di Mariano. E il terzo gol, coda, sempre su un tiro di Mariano che rappala il portiere, praticamente ha segnato di testa coda. Ma dovete andare a vedere il secondo gol del Lecce, che Lucione si è fatto 70 metri palla a terra. È andato e l'ha passata a cosa di Mariano, una cosa incredibile. Luciano ha fatto una cosa incredibile, pazzesca, pazzesca proprio. Oggi l'abbiamo distrutti in tutti i modi, cioè abbiamo spuntato, ci stava proprio partita. Potevamo fare anche 4, 5, 6 gol. Oggi è stata la più bella partita che Lecce ha fatto quest'anno. Veramente una grandissima prestazione, oggi non c'è nulla da dire a nessuno. Tutti ampiamente sufficienti, 7, 8, tutti. Complimenti anche a Baroni, finalmente la prima volta gli faccio i complimenti, che comunque ha saputo dare la carica giusta, l'entusiasmo giusto, si vede comunque che il gruppo si è compattato. I giocatori, ragazzi, correvano su tutti i palloni, tutti, io sto senza voce perché ho cantato dall'inizio alla fine. Tutti i palloni correvano, giocavano con lo sangue all'ecchi, giocavano proprio con le idee chiare, con grinta, con entusiasmo, con voglia, con quella fame proprio che di vincere a tutti i costi la partita. Veramente una grandissima prestazione, si sono viste bellissime azioni pure oggi. Quindi, però, ragazzi, rimaniamo con i piedi per terra, noi piano piano stiamo migliorando, stanno arrivando anche oltre i risultati le prestazioni, quindi ovviamente se si fanno le prestazioni buone arrivano anche i risultati, arrivano. Perché fa questa cosa che se ne va via? Non lo so. Comunque, a parte questo, che questa è la prima volta che faccio un video, diciamo, di questo genere qua, della macchina, che sono appena uscito dallo stadio, quindi sono super contento, super felice. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatemi arrivare a 1000, fatemi, se volete, ovviamente, sempre, se mi volete supportare. Ho fatto diversi video nello stadio, mi raccomando di condividerli e di guardarli, di lasciare un like, sono molto carini. Diciamo che sono dei video belli crudi, belli freschi, diciamo. Guardateli, non vi dico altro, guardateli, ragazzi, sono super contento, la voce non è mai andata via, non sto gridando, sto parlando perché ho già gridato nello stadio, ho già dato tantissimo questa sera, quindi non c'è nulla da dire, ragazzi, sono molto contento. Stasera andrò a letto felicissimo con questo 3-0, con Santoronzo che ancora continua, quindi guarda, ti voglio bene Santoronzo, guardaci sempre dall'alto. Ragazzi, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale come ho detto prima, lasciate un like, ma si vede che sto senza voce, cioè non c'ho voce perché dove sto io al gruppo che sto io lì, al gruppetto, sono bravi ragazzi alla sud e cantiamo, quindi sono contento, dai, quindi è bello stare lì in piedi, cantare, mi sono divertito, dai, sono contento. Allora, ci vediamo domani per le pagelle, mi raccomando. Non mancate, sempre su Forza Lecce, Monza stasera proprio faci schifo, T e Galliani, vaffanculo, Bari e Salerno sucate sempre, sicuramente starete rosicando per questa grandissima prestazione di Lecce. Ci vediamo domani, buonanotte a tutti, vi voglio bene a tutti e sempre solo Forza Lecce. Ciao, alla prossima ragazzi!